giorno. In piedi, a voce alta, deve leggere la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità che è scritta su quel foglio. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto mi è conosciuto. Si accomodi. Mi presenta sempre per, solo per il verbale, è una questione che già abbiamo prospettato anche la scorsa udienza. La signorina verrà sentita su fatti che secondo noi sono assolutamente rilevanti rispetto al capo di imputazione, perché avrebbe partecipato ad una cena del 22 agosto 2010, quindi pacificamente dopo i fatti di causa. Quindi secondo noi non dovrebbe essere sentita. Le circostanze sono rilevanti, sono già state ammesse dal tribunale che conferma la propria ordinanza. Può dire il suo nome e cognome parlando bene al microfono, per piacere, si avvicini. Chiara Andrea Danese. Potete per piacere sistemare il microfono alla testa perché è troppo distante. No, Danese, Chiara Andrea. No, non si sente tanto bene. Può alzare magari il microfono, il volume? Prego, Pubblico Ministero. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei conosce Ambra Battilana? Sì. Cerchi sempre di rispondere guardando il tribunale, anche se viene automatico guardare chi fa la domanda. Siete amiche? Che rapporto avete? No, beh, amiche no, conoscenti sì. Sì. Conosce Daniele Salemi? Che rapporto ha con il Daniele Salemi? Cioè, adesso nessun tipo di rapporto. L'ho conosciuto nell'occasione di Miss Italia, nel concorso di Miss Italia. Può parlare un pochino Sì, più va forte? bene. Grazie. L'ha conosciuto? Anche lei sa pubblico ministero perché faceva fatica a sentirla. Lei Anch'io? provi ad alzare un momento per piacere, poi vediamo perché Mi sono avvicino? sempre andati bene e oggi che abbiamo questo problema. Lei provi ad alzarlo. Comunque io mi avvicino al microfono. Quindi l'ho conosciuto in riferimento alla sua partecipazione al concorso Miss Italia nell'anno. 2010. Aveva un rapporto professionale con il Salemi, lei Chiara Danese? Cioè, l'ho conosciuto solo lì, ho avuto quell'esperienza E lì. cosa ci faceva lì lui al concorso Miss Italia? Daniele Salemi, intendo. Guardava le ragazze, poi, non lo so, decideva di... Svolgeva un'attività di agenzia, il Salemi? Da quanto so, lavorava con le mora. Lavorava con Lele Mora e con Ambra Battilana e Salemi che, lavoro, che rapporto, aveva rapporti? Da quanto so, sì. Senta, lei il 4 aprile 2011, per il tramite del suo difensore, che è l'avvocato Castrale del Foro di Torino, ha depositato una memoria presso questo ufficio, la Procura della Repubblica, e poi ha reso sommarie informazioni testimoniali l'11 aprile 2011, nella mia persona e nella persona del dottor Forno. Innanzitutto, poiché la memoria attiene ai fatti di cui ha l'odierna testimonianza, ai temi di prova, può riferire al Tribunale perché ha deciso nell'aprile del 2011 di depositare questa memoria in procura? Perché comunque in tesi non l'ho giudicata così e poi ero finita sui giornali con una delle ragazze che faceva l'escort così e dato che sono andata solo una volta lì e non Lì sapevo dove in Chiara ad ad Arcore. Ascoli e non sapevo nemmeno dove stessi andando, mi sono sentita offesa e poi per la mia famiglia comunque che ci stava male ho deciso di comunque venire a dire quelle cose. Senta, materialmente e concettualmente quella memoria, chi l'ha fatta, chi l'ha scritta? Ambra, io Ambra. Ambra, Lei e sì, Ambra. Dove l'avete scritta? da Ambra, Presso il domicilio di Ambra. sì. Vi siete consultati con Daniele Salemi circa l'opportunità, la necessità di scrivere questa memoria?
Sì, anche perché erano venuti mesi fa a casa mia e mi avevano, cioè, consigliato, se stavo male così, di comunque di parlarne così, di trovare il coraggio, perché io avevo paura. Scusa. Sì, sì, va bene, non si preoccupi, il tribunale avrà comprensione se qualche volta guarda me automaticamente. E quindi? E quindi poi ho deciso con Ambra di farlo, basta, per il nostro bene comunque. Ok. Senta, lei ha riferito di articoli di stampa che l'avevano infastidita, sì, giusto? Sì. Dove lei ha fatto riferimento ad escort, a cene, sì, cose varie. E lei si è sentita lesa, ferita da questa situazione. Sì. Ecco, lei ha avuto modo di parlare di questa situazione, chiamiamola di sofferenza, con il signor Emilio Fede, ex direttore del TG4? No. Non ne ha mai parlato? No. È sicura di questo? Cioè, l'ho chiamato perché non sapevo come gestire la situazione, appunto perché ero da sola, però mi ha trattato male. Quindi ne ha parlato con Fede allora? Sì, sì, gli avevo detto di cosa dovevo fare in quella situazione, se potevo comunque. E lei perché chiamò Fede, Chiara? Perché? È perché non sapevo cosa dire, cioè avevo anche paura, cioè non è facile dire alcune cose così, non sapevo come gestire la situazione, e poi, dato che non avevo detto tutta la verità alla mia famiglia, cercavo qualcuno che mi aiutasse in qualche modo senza andare da Daniele Salemi. E senta, e che cosa vi siete detti? Il contenuto della conversazione con Fede, quale fu? Se... Lei chiamò Fede, fu lei, sì, a chiamarlo, sì, 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 usando il suo cellulare? Sì, mi sembra di chiamò sì. Chiamò Fede sul cellulare? Sì, perché Daniele una volta gli scrisse un messaggio e quindi mi rimase il numero del signor Emilio Fede sul cellulare. E che cosa vi siete detti in quella conversazione? Gli chiesi appunto se potevo incontrarlo perché c'avevo i giornalisti sotto casa quella sera lì, e lui mi rispose tipo: cosa vuoi, i soldini? E lì non ci sono rimasta male e gli dissi: no, guarda che a me non interessa niente dei soldi, non so come gestire la situazione qui, non so cosa dire e né cosa fare. Ma lei perché chiamò, e così ci avviciniamo al più diretto tema di prova, perché lei chiamò il dottor Fede? Perché chiamò Fede in quell'occasione? Sì, ma che senso aveva chiamare lui? Perché lui? Per dire cosa devo fare, cioè cosa dovevo fare, cosa dovevo dire. Diciamo così, lei scusi, perché quando l'ha conosciuto, dove l'ha conosciuto, come mai aveva il suo telefono? Ci spieghi un attimo, non dia nulla per contatto, perché il tribunale non sa. Perché una sera mi contattò Daniele Salemi, chiamò il cellulare di mia mamma e gli disse: portatela immediatamente a Milano, che così fa il casting per fare la mia teorina. E allora io andai così con mia sorella e mio cognato, e lì comunque il signor Emilio Fede, dove non fece comunque un casting, cioè. Poi subito dopo siamo andati Daniele Salemi, Ambra, io e il signor Emilio Fede a una cena, e lì ci siamo conosciuti e mi aveva detto che andavo bene, che potevo fare tipo delle lezioni di dizione con lui, tutte quelle cose lì. E poi la sera successiva dovevamo festeggiare Ambra, che aveva venuto in Spiemonte, però io non sapevo dove stavo andando, cioè aveva parlato con Ambra che si doveva festeggiare, però poi mi sono trovata lì davanti, mi dicevano: andiamo ad Arcole, però io mi vergogno anche dirlo, sono un po' ignorante, non sapevo cosa fosse Arcole. Ecco, adesso su tutto questo torneremo. Comunque ha fatto benissimo ad introdurre, così si capiva il nesso con Fede. Torniamo un attimino alla telefonata. Lei, quella fra lei e il dottor Fede, lei riesce a datarla, a collocarla nel tempo? Cioè quando è avvenuta questa comunicazione telefonica? Adesso non mi ricordo, perché c'è un cellulare dove segnavo tutte le cose, adesso si è rotto. Te lo ricordo io, utilizzando il verbale ovviamente dell'11-4-2011, dove lei la colloca il 24 gennaio 2011.
e vorrei sapere più approfonditamente il contenuto della conversazione fra lei e Fede. Lui fece riferimento a questi soldini, ha detto. Sì. E cosa le disse espressamente? Se volevo i soldini, proprio così. E lei che cosa le ha risposto? No, che non mi interessava. E Fede disse altre cose? Forse no, mi fa, lui ha fatto finta di non conoscermi. Mi disse, ma chi è lei? Non ricordo. E mi ha accompagnato una sera Daniele Salini. Lui, non so, comunque dovrò aiutarla, tipo con i giornalisti, e basta, la richiamerò. E non mi ha più chiamato. Ecco, perché lei nel verbale, che ho citato prima, dice... il direttore Fede all'inizio fece mostra di non ricordare chi fossi, poi quando gli ricordai in maniera netta chi ero, lo stesso in maniera alquanto sarcastica ed in malo modo mi chiese se volevo dei soldini, e cioè dopo che gli avevo spiegato che lo chiamavo proprio perché erano usciti degli articoli sui giornali che mi dipingevano come non sono, ovvero come una prostituta. Il dottor Fede, sempre nel corso della predetta conversazione, mi chiese se volessi insinuare che lui mi aveva toccata. È vero questo? Se lo ricorda? Cioè che Fede le ha detto, vuoi dire che io ti ho toccata? Questo l'ha dichiarato lei nel verbale. Non se lo ricorda? No. Allora, andiamo avanti. Senta, quindi la decisione di scrivere questa memoria è sua e di Ambra, autonoma? Sì, sì. Non ha ricevuto sollecitazioni esterne a scrivere la memoria? No, ripeto, mi aveva consigliato Daniele che se volevo uscirne pulita di parlare così. E poi vabbè, con la mia famiglia mi ha consigliato la mia mamma così di parlare se avevo comunque coraggio di farlo. Bene, allora partiamo descrivendo al tribunale come e perché ha conosciuto Emilio Fede. Ho conosciuto Emilio Fede appunto. Cerchiamo di ripercorrere i fatti della memoria, glielo sì. Dico per organizzarsi mentalmente. Come ha conosciuto Emilio Fede? Ho conosciuto Emilio Fede tramite Daniele Salini, che mi ha portato per fare il casting di Nino Torino con Ambra. E l'ho conosciuto lì nello studio, e mi aspettavo un casting perché. Quale studio? Non mi ricordo come si chiama. Quello di... Lo studio di Fede? Sì, della... quello di Rete 4, sì, voglio dire, è un fatto giusto. Notorio, penso che sia un suggerimento. Sì. Quindi lei è andato lì? Sì. Sì, allora continui a raccontare. Lei va lì? Vado lì con Ambra e niente, poi è uscito subito lui, ha detto Daniele vanno benissimo, sono perfette, sono bellissime, così, e mi aspettavo appunto di fare un casting, non lo so, come faccio solitamente i casting, come ti chiami, dove vivi, così. Quindi lei va presso gli studi di Emilio Fede per fare un casting, per fare la meteorina, sì. Insieme ad Ambra, sì. E c'era Daniele Salemi. Sì. Lei va al cospetto, parla direttamente con Fede. Sì. Si ricorda che data era, così iniziamo a collocare nel tempo gli eventi? Il 21, adesso facciamo tutta una confusione. Il 21. Il 21 di che cosa? Sì, un po' di difficoltà. Glielo ricordo io se non se lo ricorda. Sì. Fu il Salemi in un successivo contatto a prospettarmi la possibilità di fare un casting per essere selezionata quale meteorina del TG4 e che tale selezione sarebbe dovuta avvenire il 21 agosto 2010 a Milano 2 presso la sede di Rete 4, corretto? Sì. Allora, 21 agosto. Racconti questo incontro con Fede. Aspetta un attimo, specie di ufficio, perché lui doveva fare, non so cosa doveva fare, e poi andranno io e Ambra con Daniele in questo suo ufficio e ci disse tipo, volete fare le meteorine, io però non vi posso dare tanto, 5.000 euro a settimana, così, e noi no, cioè, è tanto, e niente, non c'è detto più niente di... Sì, effettivamente Chiara, signorina Chiara, dovrebbe parlare un pochino più non forte. Non sono abituata. Io questo lo capisco, però se no non capiamo se fosse possibile. Prego. E niente, poi
e parlavo con Daniele, io sinceramente non capisco. Fede vi disse che dovevate fare delle prove? Cioè di fare tipo corsi di lezioni che ci avrebbe aiutato lui. E dove sarebbero dovuti avvenire questi corsi? Anche, diciamo, a casa mia, così, non preoccupatevi, non vi farò spendere niente, cose così. Quindi vi disse che avreste guadagnato, non ho capito bene, 5.000 euro al mese o a settimana? A settimana. A settimana. Questo fu l'incontro, quindi positivamente si concluse, cioè vi disse che avreste fatto le meteorine? Sì, sì. Gli siete piaciute nel senso lato del termine, sì. Poi come proseguì? Niente, dovevo andare, non mi ricordo, dovevo andare via e poi io con Daniele Salemi andrei a prendere un gelato e poi chiamo Daniele Salemi, gli disse ah, annullato l'appuntamento. E Fede aveva un impegno quella sera? Sì. E lui telefonò a Salemi e gli disse che cosa stava dicendo? Che voleva andare a cena con noi per approfondire la conoscenza con mia mamma. E noi eravamo felici perché comunque voleva dire che eravamo piaciute per fare le meteorine, quindi eravamo contente. E c'è stata questa cena? Sì. La sera stessa? Sì. Dove siete andati a cena? Da Bulgari. Fede arrivò, come arrivò? In macchina. In macchina. Siete andati a cena chi? Lei? Io, Ambra e il signor mio Fede. Daniele Salemi c'era alla cena? Sì, anche. Era seduto con voi? Sì, sì. Dal ristorante Bulgari di Milano? Sì. Vuole dire com'è andata la cena? La cena all'inizio si svolse tipo con domande... dove venivo così, l'attenzione era molto su di me perché era seduto vicino su di me, vicino a me e poi dopo incominciò a agitarmi quando io gli dissi che stavo studiando estetica così e lui mi chiede la... Estetica inteso in senso di estetista? Sì, estetista, oh, scusi. E allora mi disse, ma sa fare massaggi? E gli risposi, sì, anche, però non è quello che mi piace di più, mi piace manicure, quelle cose lì. E dopodiché lui fece qualche battutina un po'. Fuori luogo e mi imbarazzai parecchio, infatti guardai spesso e volentieri Ambra perché non sapevo cosa fare e poi cambio discorso tipo mettiti davanti a me così mi giro un po' così. Cioè la fece alzare dalla sedia? Sì, davanti a lui. Nel ristorante? Sì. Davanti a lui sì. E io un po' rigida, non sapevo cosa fare e poi lui mi ha girato mettendo il gesto delle mani sì mettendo mi ha le girato, mani dove? Qua nei fianchi sui fianchi e infatti poi lì mi imbarazzai dentro di me pensai appunto cosa devo presentare col sedere la trasmissione così ero un po' imbarazzata. Quindi la girò, la osservò da tergo, cioè di spalle, sì. E poi ho capito. La serata come finì? Finì che comunque lo salutai con Ambra, mi disse ci rivedremo presto, così ci continuava a baciare, così. E poi andai a casa con Daniele Salone con Ambra. Benissimo. Senta, il giorno dopo avevate impegni, lei e Ambra? Scusami. Il giorno dopo, questa serata, voi avevate impegni? Sì, era la finale del Miss Italia, il concorso, la selezione. Che era la selezione del Miss Piemonte, se sì, sì, no? Entra. L'ultima selezione. Dove si teneva questa selezione? Sul Lago d'Orta. Sul Lago d'Orta, in provincia di Novara. E siamo quindi al 22 agosto, sì. Giusto? 2010. Allora, partecipate alla selezione degli sì. Ambra. Ecco, andiamo avanti con la narrazione. E poi, dopo la selezione... Come vi siete piazzate nella selezione? Io terza e Ambra, ha vinto un Miss Piemonte, la fascia. La fascia. Quindi?
dopo la selezione sul lago d'Orta. Dopo che abbiamo finito tutto, così vedi Daniele Salemi, mi disse andiamo a festeggiare Ambra che ha vinto Miss Piemonte, vieni con noi. Io sinceramente all'inizio con mia mamma mi dissi ma sono stanca, così fa, no, devi venire perché comunque sarà una serata importante per te, fidati di me, fidati di me. Allora, Vanessa Salemi questo? Sì, sì. Perfetto. Poi mia mamma, no, non andare, invece no, ci devo andare, così ho litigato proprio mia mamma, un casino, e poi alla fine ho deciso di andare, perché lui mi disse che era un'opportunità per me, per conoscere persone che mi avrebbero comunque raccomandato Miss Italia. Quindi vada pure avanti. E quindi dopo... andai in macchina con Daniele Ambra. Salite nella macchina di Daniele Salemi, lei e la signorina Ambra Pagliana. Sì. Daniele vi aveva detto di questa opportunità. Sì. Che cosa succede? Dopo di che riceve tipo una chiamata dal signor Mio Fede, parla un po' Daniele, poi parla Ambra, poi me lo passa a me, così mi dice com'è andata, come non è andata, e gli faccio guardi, sono arrivata terza, così. E dopo niente, poi siamo arrivati a Milano, e davanti a sto cancello enorme così, e non c'era ancora nessuno. Aspetta, la firmo, ma prima di arrivare di fronte a questo cancello, e lei fa il gesto piuttosto imponente, vi avevano detto, le aveva detto Daniele o Emilio Fede o Ambra dove stavate andando? No, io quando sono arrivata lì fuori dal cancello, Daniele Salemi infatti. Perché lei lì forse ha capito questo, lei l'11/4/2011 ha dichiarato, salimmo in macchina con Daniele Salemi in direzione in Milano, unitamente ad Ambra. Ricordo che nel mentre eravamo in macchina con Daniele Salemi, telefonò Emilio Fede, il quale conversò tanto con Daniele che con Ambra e la sottoscritta, confermando che quella sera ci saremmo dovuti recare vedere. Io non sapevo dove ci stavamo dirigendo, anche se durante il tragitto ricordo distintamente che Daniele Salemi ed Ambra fecero riferimento ad Arcore, sebbene io per mia ignoranza non sapessi neppure che quella era la residenza del presidente Berlusconi, né tantomeno dove fosse ubicata la predetta località. Sì. Però ad Arcore si fece riferimento in quella sì, situazione. Sì, parlavano, però io non è che ascoltavo perché non sapevo. Cioè, lei mise in relazione la località Arcore con l'onorevole Berlusconi. Va bene. Allora andiamo avanti, arrivate di fronte a questo grande cancello. Mi ricordo che lui mi disse non c'è ancora nessuno e ci chiesi tipo i documenti per darlo tipo in, come si può chiamare, un guardiano, non lo so, un signore davanti al cancello. Va bene, un qualcuno ha detto alla sorveglianza. Sì. I vostri documenti a chi l'avete dati? A Daniele. A Daniele che li consegnò a questo sì, signore? Sì. Avete aspettato tanto? Sì, sì. Quanto? Sono un'ora. A che ora siete arrivati all'incirca ad Arcore presso questa casa? Non mi ricordo di per... Ecco, lei nel verbale dice verso le 22 circa, ma riuscimmo ad entrare soltanto verso le 23, quindi un'ora. Sì, era tardi comunque. Allora, andiamo avanti con la narrazione dei fatti. Dopo dice Daniele parlò con qualcuno al telefono e disse possiamo andare. Entrammo tipo in un cancello enorme con la macchina di Salemi e poi lì ci aspettava il signor Emilio Fede, c'era tutte le guardie, i poliziotti, i carabinieri, cioè c'era un sacco di persone. E poi niente, entrai con il signor Emilio Fede, cioè sono un po' rimasta male perché comunque Daniele Salina l'ha mandato via e guardavo Ambra perché... Cioè che Fede mandò via Salemi? Sì. Quindi Fede arrivò? Sì, sì. Ma non fece entrare Salemi nella villa? No. Ho capito. Infatti quindi... poi Salemi se ne andò via e io rimasi con Ambra e quindi dopo entrammo in questa casa qui... Fede vi disse dove era stato fino a quel momento? Sì, al campionato, non so, di calcio lì. Quindi allo stadio? Sì, allo stadio. Ma insieme a chi? Non mi ricordo se mi ecco, lei dal medesimo verbale ha dichiarato Emilio Fede ci disse di essere stato allo stadio insieme al presidente Berlusconi. Sì. Confermi? Sì, perché poi parlando
Andiamo avanti, quindi entrate nella casa, quindi e c'era, chi vedete? Subito Roberta. Roberta come? Di cognome? Io oggi... Si calmi, mi scusi se mi permetta, Presidente. Buonasia, sì. Okay. Con la valigia. Con una valigia? Sì. Stava arrivando, quindi? Sì, però non dalla nostra parte, da un'altra parte. Non prego. So dove. E niente, poi entriamo in questo salottone, non so come definirlo, e andiamo tipo fuori, dove c'è un giardino, ci hanno offerto un aperitivo, così, insieme a una signora bionda, con... che adesso non mi ricordo il nome. Vada pure avanti, poi arriviamo ai nomi. C'era Emilio Fede? Sì, era insieme a noi. E niente, poi... Emilio Fede come si comportava con voi? Era gentile? Cosa faceva? C'è stato un punto dove si avvicinò e mi fece un massaggio così, mi disse sei contenta di fare una teorina, già incominci dalla prossima settimana, e io gli, parlando con un genitore così, mi spiegai, guardi, io voglio fare il concorso in Miss Italia perché ci tengo particolarmente, e poi mi spostai e lui quasi si offese, mi spinse e mi disse tipo diventa la preziosa così, io ci rimasi un po' male, infatti poi cioè, mi dette più attenzione, ma solo parlava spesso con Ambra così, e niente, poi è finito, però è durato tanto, cioè siamo rimasti nel giardino tanto, e poi la signora bionda disse è arrivato Silvio, così allora entrammo così nella sala pranzo lì, cioè, non so come definirla, dove c'erano ste ragazze tutto un po' vestite un po' strane, ci presentò, ci regalò tipo dei banali. Chi vi presentò? Chi era questa persona? Silvio. Scusi, Berlusconi. Sì, Silvio Berlusconi. Silvio sì. Berlusconi. Quindi Berlusconi si presentò a voi. Sì. C'erano altre ragazze intorno al presidente? Sì. Numerose, non numerose, quanti erano? Adesso non mi ricordo il preciso, una decina. E il presidente si presenta a lei, ad Ambra, sì, insieme con Gerfede, così, infatti fece anche dei complimenti, e tipo una frase che mi ricordo che gli disse Gerfede, tipo tu mangi nel piatto tuo che io mangio nel mio piatto. Chi lo disse questo? Gerfede a Silvio Berlusconi, perché aveva fatto degli apprezzamenti un po'. E quindi sembrava quasi in competizione, non lo so. Nei vostri confronti, la fatta pensare. Sì. Andiamo avanti. E poi, siamo al momento in cui vi riceve l'onorevole Berlusconi. E poi niente, ci siamo messi a sedere, a tavola, così, e cominciamo a mangiare. Avete così. Avuto dei regali entrando in casa? Sì, ho detto gli anelli. Ma non lo può parlare più forte? Voglio parlare del forte. Perché questo per esempio mi era sfuggito, chiedo scusa. Scusi, perché sono cioè, avevate avuto dei regali, sì, gli anelli. Quando appunto subito, quando aveva questi due vassoi. Sì, lo avrebbe Berlusconi. Sì. Vassoi di anelli? Sì, tantissimi anelli, tutti colorati, c'era un vassoio con anelli tipo col fiore e l'altro con tipo delle pietre, una cosa del genere. E niente, poi ci fece sedere così, e eravamo tipo il presidente, cioè l'ex presidente Silvio Berlusconi era davanti a noi, e vicino a lui c'era la Roberta, che la presentò come la sua fidanzata quella sera. Infatti io ci rimasi un po' male, perché comunque Roberta era mia amica, Miss Italia, così, e vabbè. E dopodiché ero seduta io a destra di Emilio Fede e Ambra a sinistra, e poi c'erano
la mia parte degli ospiti che non so, non lo fanno. Si ricorda qualche nome? Riesce a attribuire una identità alle persone presenti? Dalla mia parte c'è una persona che non conoscevo. No. Invece dalla parte di Ambra c'erano delle ragazze tipo Maristella, le due gemelline, alcune persone che avevo visto in televisione, alcune ragazze. Poi c'era la signora Minetti Nicole, sì, che era vicino a Roberta, e poi altre ragazze, tra cui una ragazza che dopo si presentò con me, che adesso non ricordo il nome, che abita vicino alla mia zona, e per quello che... Allora, guardi, lei dal medesimo verbale è stata allora più precisa, la sera proseguì con la cena, tanto che ci sedemmo tutti a tavola dove eravamo circa una quindicina di persone. Mi segua, tra cui Emilio Fede, Silvio Berlusconi, io ed Ambra, Roberta Bonasia, tale Maristel che avevo visto in televisione a Colorado Caffè, sì, le due gemelline napoletane, e qui c'è la precisazione, napoletane, sì, che avevo visto in televisione all'Isola dei Famosi, una ragazza che quella sera si presentò con il nome di Lisa, di origine cubana, e che mostrava chiara attenzione omosessuale nei miei confronti. Sì. È corretto quello che ho letto questi avvenimenti? Bene. E poi parla di Nicole Minetti, appunto, che era presente. Allora, andiamo... C'erano altre persone che lei riesca a descrivere, anche se non ne conosce i nomi? Sì, c'è una donna bionda, riccia, quella donna che era fuori con me nel giardino, che anche so il nome, ma in questo momento non ricordo. E c'è anche un signore personale. Non se lo ricorda? Si chiamava Maria Rosaria? Sì. Maria Rosaria. Lei sa se questa signora apparteneva, era giovane come le altre ragazze, no, o un pochino più grande? No, era, no, è più grande, poi sembrava quasi che gestisse un po', come se fosse la segretaria. Di chi? Di Silvio Berlusconi. Di Silvio Berlusconi. Allora andiamo avanti, poi la descrizione delle presenti, abbiamo detto Maristel, Lisa, Bonasia, le due gemelline napoletane. Poi c'era un signore che suonava. E un signore che suonava, sì. Che cosa suonava, la pianola o la chitarra, cosa suonava? Pianoforte? No, il pianoforte, la pianola. La pianola, va bene, poi? E poi, vabbè, altre ragazze che comunque... Ecco, lei nel medesimo verbale è stata un pochino più precisa allora, parla di due ragazze nere, piuttosto volgari, abbigliate in modo indecente, scollate con minigonne che lasciavano vedere l'intimo e che per questo ho ritenuto essere palesemente due prostitute. Poi dice un signore piuttosto alto che non ci fu presentato, un altro ragazzo che suonava una pianola ed una signora non giovanissima di circa 50 anni. Adesso però non ricordo se la signora bionda e riccia era la stessa che suonava e cantava. Ambra ha appena detto che la suddetta Lisa, di origine cubana, le disse di essere chiaramente lesbica. Allora, conferma questa dichiarazione in riferimento ai presenti, le due ragazze nere che sembravano prostitute? Sì, sì. Sì, sì. Com'è andata avanti la sera, la scena? Non so come incominciare comunque a mangiare così, e nel frattempo c'era Emilio Fede così che ci toccava le gambe a me e Ambra, perché io guardavo anche la parte di Ambra così, infatti poi lei mi guardava, io guardavo lei, e cioè non sapevamo come fare, cercavamo tipo di parlare di altro, di cercare, anche perché io non sapevo, cioè bene come, cioè io ero scioccata già. Parli più forte, Chiara, per favore. All'inizio, e poi, vabbè, la serata si svolse tipo con barzellette, canti sempre che fece Silvio Berlusconi, e poi qualche barzelletta anche qualche suo ospite, così. E poi l'ultima barzelletta, quella che mi un attimo sciocco di più, è la barzelletta tipo della... tipo special bungalow, una cosa del genere, e dove lui dopo si fece portare una statuetta così, e dopo che disse la barzelletta tolse
specie di cappuccio, non lo so dove uscì questa statuetta con questo pennino enorme, e poi chiese alle sue ragazze così di fare delle cose che... Lo dica, ho capito, ma lo deve dire Chiara. Lo so, di baciare il pennino, tutte quelle cose lì, e poi le ragazze... in seguito fecero tutte quelle cose e noi non c'eravamo, avevo pazienza, tutte quelle cose sono tante le possibili cose, se non dice. So come, cioè mi imbarazzo sinceramente, non fa niente, se... imbarazzi pure, ma le dica, non è un vero problema l'imbarazzo, tipo rapporti orali con questa statuetta, tutte le ragazze, e poi lui si fece toccare nelle parti intime, dopo questo tipo di segni della ragazza, si baciò Roberta e tutte queste cose, e anche dopo fecero tipo il giro della tavola e andarono tipo anche da Emilio Fede, dove c'eravamo io e Ambra. Questo che è successo. Guardi, a fare che cosa da Emilio Fede? Sempre a toccarlo, così anche lui toccava queste ragazze e noi eravamo lì, non sapevamo cosa fare, eravamo scioccate con questa statuetta che girava tra le ragazze e loro facevano tutte queste cose, queste specie di rapporti orali, non lo so come definirlo, questo succedeva. Lei, sentita sommare informazioni, allora fu un po' più precisa, glielo ricordo. Io lo ricordo, e la contestazione serve a questo. Il presidente Berlusconi raccontava barzellette sconce, e ciò faceva anche il sopracitato uomo piuttosto alto, che non si è presentato durante la festa. Alla fine delle barzellette raccontate dal premier, tutti i presenti scoppiavano a ridere in maniera persino eccessiva e forzata, mi segua. E le uniche che sembravano non partecipare eravamo io e Ambra, tanto che Emilio Fede iniziò a darci delle piccole gomitate per spingerci a mostrarci interesse alle barzellette e da ridere nel corso, nel coro, chiedo scusa. Dopo l'ultima barzelletta sconcia, Berlusconi si fece portare una statuetta con una specie di guscio, tolto il quale usciva un omino con un pene grosso. Preciso che la statuetta aveva le dimensioni di una bottiglietta d'acqua di 50 cl e che il pene era visibilmente sproporzionato rispetto alle dimensioni della statuetta. Berlusconi fece girare la statuetta tra le ragazze, chiedendo loro di baciarle il pene, il tutto con un atteggiamento di gioco, e le ragazze cominciarono a far girare la statua baciando il suddetto organo, inserendolo in bocca e simulando un rapporto orale, ovvero anche avvicinandoselo ai seni, che iniziavano a scoprire nel mentre tutti ridevano. Si fermi un momento. Sì, presidente. Mi ricorda che era la statuetta a passare di mano in mano, non le ragazze che facevano il giro per andare dalla statuetta? No, la faceva passare questa statuetta. Ricorda che poi dopo alcune ragazze si spogliavano e scoprivano il seno? Sì. Mentre simulavano il rapporto orale con la statuetta? Sì. Lo ricordo? Sì. Preso con la contestazione, e infatti le ragazze, visibilmente allegre e ridendo, cominciarono ad avvicinarsi al presidente, dal quale si facevano baciare il seno che scoprivano in parte e dal quale toccavano le parti intime da sopra i vestiti. Ricordo precisamente che le ragazze, mentre facevano questi giochi erotici, cantavano la canzoncina e meno male che Silvio c'è. Tutte le ragazze presenti si prestarono a questo gioco erotico, chiamando il presidente Papi ed essendo da lui chiamate le mie bambine. Durante questa specie di giro tondo le ragazze si dimenavano, ballavano, cantavano, si facevano baciare i seni dal presidente, lo toccavano nelle parti intime e poi facevano lo stesso anche con Emilio Fede. È corretto? Sì. Conferma? Sì. Questo avviene a tavola, insomma, nella sala dove avevate cenato. Sì. Poi cosa succede? Finito il tutto, io avevo capito un po' la situazione, così dopo Silvio Berlusconi disse: siete pronti tipo per il bunga bunga? E tutte le ragazze dissero sì, tutte così, felici, contente, e io appunto, perché mi spaventai un attimo, perché non sapevo cosa fare, chiesi una camomilla. Chiara, mi scusi, lei rimase imbarazzata dalla scena che ha visto nel... Sì. Ecco, ma anche Ambra? Quella sera? Sì. Ma perché non siete andate via?
quando avete visto questa scena della statuetta con il pene che gira, le ragazze che simulano il rapporto orale, si deludano, toccano, si fanno toccare, perché non siete andate via? Glielo domando. Non lo so sinceramente, non sapevamo nemmeno come fare, cioè come dove andare, cioè ci eravamo appoggiate al Medio Fede noi, quindi non sapevamo cosa fare, cioè due... E Salemi non era lì presente. Non c'era. Quindi siamo al punto in cui il presidente Berlusconi dice andiamo a Bunga Bunga, no? Sì. Ecco, e che succede? Io chiesi una cosa nulla al Medio Fede, mi disse se volevo andare in una stanza con lui, e c'era anche Ambra. E Ambra mi prese e mi disse andiamo a vedere la casa, dove dopo ci recammo tipo un piano inferiore della casa, dove dopo il signor Berlusconi ci fece vedere la casa, così e alcune stanze tipo con delle statue, tipo delle mucche, e tutto il giro della stanza, tipo poi salendo tipo delle scale, dove lì Silvio Berlusconi ci toccò il sedere in queste scale che erano abbastanza strette, e io infatti guardavo subito Ambra come dire cosa devo fare, reagire, andare, non sapevo cosa fare, e lei mi guardò anche lei un po' tipo spaventata, e subito dopo ci fece vedere una piscina, e poi dove ci disse la prossima volta ci divertiremo insieme, una cosa del genere, e niente, poi scese ancora nella stanza di prima, dove era tipo una specie discoteca, dove c'era un palo e delle poltrone attorno, e tipo un DJ vicino. E così vedevamo tipo le ragazze vestite, tipo le gemelline, Roberta, così vestite da infermerine, così. E lì vedevamo che ballavano le ragazze, tipo facevano una specie di gara, tipo col sedere, e si alzavano i vestiti, così. E sembrava tutto, cioè una cosa normale, non sembrava una cosa, cioè sembrava un gioco, perché era tutto normale, e mi ricordo che dopo una serie comunque di specie spogliarelli, di questi balli un po' sexy, diciamo, e fece lo spogliarello la signora Minetti, dove aveva tipo un vestito che fece tipo così, e era rimasta completamente nuda, infatti io non guardavo, tipo cercavo di abbassare lo sguardo perché ero abbastanza imbarazzata, non essendo abituata a vedere donne così. Ecco, durante questi balli che lei ha descritto con queste signorine e queste signore, anche vestite da infermiere, lei ricorda se vi erano delle interazioni, cioè dei contatti tra le ragazze, Berlusconi, Fede o... Sì, ballavano così, toccavano, anche con noi comunque venivano... Poi arriviamo a voi, ho detto con Berlusconi, con l'onorevole Berlusconi o con Fede, che contatti erano? Sì, si toccavano, sì, come posso dire... Si toccavano addosso? Sì, toccavano le ragazze come se fosse una cosa normale, cioè sì, e le ragazze si un po' strusciavano addosso a sti due uomini. Le ragazze erano nude, seminude, svestite? Alcune svestite, seminude, vestite, infermerine, e poi c'erano gli ospiti da una parte che guardavano nelle poltrone. Anche la signora Minetti si avvicinò al presidente, all'onorevole Berlusconi, ci furono contatti fisici? Sì, quando poi fece lo spogliarello andò proprio lì a farsi baciare il seno. Berlusconi? Sì. E parlava di voi, e invece con voi vi furono dei contatti fisici, interazioni fisiche? Sì, le ragazze continuavano a avvicinarsi, poi sentivamo tipo, ma sì, fatele spogliare, cose del genere, e infatti io, a me veniva da piangere, infatti io dicevo, ma, cioè,
detto, cioè cosa dobbiamo fare qui? Cioè mi ero agitata più, cioè ero molto agitata perché comunque è lì che puoi capire che magari le ragazze non hanno... Ma siete state toccate dalle ragazze? Io per toccamento intendo un toccamento sensibile, di spogliarci, cioè tipo come togliermi la giacca, cose così. Il pubblico ministero le sta chiedendo, le ragazze glielo chiedevano solo quando si avvicinavano, le mani addosso, e per quello che... Cioè, poi... tentavano di coinvolgervi in questa danza, questa danza erotica, ho capito. Senta, e voi come avete reagito in questa situazione che ha descritto? Mi ricordo che subito, cioè io rimasi lì perché ero circondato da queste due ragazze, le due gemelline e l'altra ragazza Lisa, e Ambra mi prese e mi portò tipo un angolino, e niente, mi sono lì a sedere e... Ma noi fermi immobili. C'erano Fede e Berlusconi? Sì, poi loro cioè, seduti così. Vi fu detto o diceste qualcosa a loro due? No, a uno dei due? No, all'inizio no. Poi? E poi l'ultimo spettacolino era quello della signora Minetti, dove si tolse tutto completamente, e l'unica che rimase proprio completamente nuda, e dopo fece alcune cose e gli chiesi a Ambra per favore, cioè andiamocene perché non ce la facevo più, e lì dopo Ambra ha avuto il coraggio di andare del mio Fede a chiederle se gentilmente ci poteva fa andare via in qualche modo, e lui lì si arrabbiò e disse: ah, se volete andare via va bene, ma no, scordatevi Miss Italia e le teorie. Fede disse? Sì. C'era l'onorevole Berlusconi lì vicino? Sì, infatti anche lui sembrava scocciato. L'onorevole Berlusconi disse qualcosa? Questo non ricordo, però parlando con Ambra, che lei era andata, io ero dietro di lei, disse che anche lui era... disse così. Cioè anche lui era, finisca la frase? Esatto. Anche lui era? Che disse così, nel senso che era d'accordo con il mio Fede. Ha detto che vi potevate scordare di fare le meteorine. A questo punto mi pare di poter sintetizzare che avete maturato un sentimento di forte disagio, corretta? Sì. Siete andate via? Sì. Cioè avete chiesto a chi di andare via? A mio Fede, dove lui poi si accompagnò, non ci parlò per tutto il tratto lì per uscire, dopodiché ci accompagnò lui con la sua macchina, e in macchina ci disse tipo: siete state brave, siete tipo complimenti, farete strada, quello è delle poco di buono, e infatti non ci rimane molto male perché non capivamo bene se avevamo fatto bene o avevamo fatto male, perché cioè, era un po' strana, no? Lì ci trattò male, tipo no, vi scordate tutto, e poi in macchina sembrava quasi che avevamo superato una prova. Ma in macchina c'era l'autista o guidava Fede? No, l'autista. C'era l'autista. Dove vi accompagni? Quando disse queste frasi, c'era l'autista presente? Sì, in macchina. Noi eravamo dietro, lui in mezzo, io a sinistra. Ecco, per la precisione, lei sentita sempre a verbale, il medesimo verbale ha detto, poi una volta in macchina davanti all'autista, disse che quella sera ci eravamo comportate molto bene, che eravamo persone di stile, che avevamo fatto bene a non comportarci come le altre ragazze, che erano tutte puttane, e che quella che avevamo superato era una prova. Io e Ambra rimanemmo sbalordite. Sì. È corretto? Sì. Dove vi accompagnò Fede? Da Daniele Salini. Dove? Da Daniele Salini. Che si trovava dove? Non se lo ricorda? No. A quel punto dalla villa ed Emilio uscimmo dalla villa ed Emilio Fede ci accompagnò con la sua macchina dotata di autista e con lampeggiante sino a Piazzale Loreto, dove ci aspettava Daniele Salemi. È corretto? Sì. Quindi a Piazzale Loreto salite sulla macchina di Salemi. Sì. E dove andate? A casa. Dove? A casa. Oh, a casa.
Avete parlato in macchina della serata? No, io ero zitta. Ambra poi si è addormentata e poi Daniele mi chiese, mi dà il cellulare? E io gli dissi perché, infatti, ti devo scrivere una cosa a Emilio Fede perché per andare in Italia. Salemi, glielo disse, sì. Perché non sento bene, Salemi. Sì, e io... sul cellulare, dove poi non so cosa ha scritto perché nel mio cellulare, il vecchio cellulare, mi rimangono messaggi e... Allora, gliel'abbiamo contestato anche nel verbale. All'ufficio risulta che il 23/8/2010 alle ore 03:31, a quella notte lì ovviamente, ovvero la notte stessa dei fatti fin qui descritti, dal suo cellulare si è partito un messaggio SMS diretto al cellulare di Emilio Fede dal seguente tenore: un bacio, buonanotte, due punti esclamativi. Vuole spiegare come si concilia, signorina Chiara Danese, il tenore di questo messaggio con il contenuto delle dichiarazioni che lei ha reso testé di fronte al Tribunale di Milano e con il disagio e la sofferenza che lei ha dichiarato di avere introiettato quella sera, di avere vissuto quella sera, tanto più che risulta all'ufficio un altro SMS, sempre da lei inviato ad Emilio Fede, o meglio dal cellulare suo, al seguente tenore: salve direttore, sono Chiara, la volevo ringraziarla per la fantastica serata, se non le causa disturbo, quando sarò a Salso Maggiore mi farà piacere sentirla. Allora, risponda. No, io non l'ho scritto io quel messaggio, anche perché non sarebbe logico come cosa, cioè ero terrorizzata e poi scrivo un messaggio del genere, cioè è impossibile. Penso proprio che Daniele abbia fatto appunto per farmi andare a Miss Italia, non lo so, per comunque, perché cioè, non è logico come cosa. Ma quindi quei messaggi lei assume che li abbia mandati Salemi? Sì, sì, sì. Esclude di averli mandati lei, nella maniera più categorica? Sì. Ma Fede le ha risposto a questi messaggi? Credo di sì, sì. Che cosa le ha risposto? No, non lo so perché c'aveva lui. Glielo ricordo io, che ha risposto alla medesima domanda. Presumo che lo stesso Daniele Salemi abbia cancellato i messaggi che lei mi ha detto, in quanto non sono la mia memoria, che erano nei tribunali due che ho letto. Sono infatti rimasta basita quando ho ricevuto il messaggio di risposta subito dopo, il cui tenore è più o meno il seguente. E leggo il messaggio. Pensavo di averti annoiato, punto. Daniele è un buon amico e un buon consigliere. Infatti questo dimostra che non l'ho scritto io il messaggio perché... Perché? Lo dica. Perché è impossibile, appunto lui aveva capito che non potevo avergli scritto io, che ero terrorizzata quella sera, ero scioccata, ero stata poi zitta e... cioè, non è da me scrivere una cosa del genere. Però risulta un altro messaggio delle 3:38 del 23, da lei diretto ad Emilio Fede, dal seguente tenore: ci sentiamo domani, baci. Chi lo ha mandato? Sempre Daniele. Sempre Daniele, sì, Salemi. Sì. Ma voi in macchina cosa facevate durante il tragitto? Cioè lei non ha visto Salemi messaggiare, ovvero digitare le lettere sul suo cellulare, visto che... No, perché guidava, io ero dietro, Ambra era avanti. E... Ma eravate sveglie, dormivate, parlavate, cantavate? Ambra dormiva, io... Sì, no, ero stanca comunque da tutta la serata e... Sostanzialmente, quindi lei non ha visto, sta rispondendo, Salemi messaggiando? No, no. Come si dice ormai, no? No, no, io avevo... Lui mi aveva detto che era per farmi un favore a me. Per Miss Italia, io sapevo solo quello. Ah, quindi Salemi le disse che avrebbe mandato dei messaggi. Sì. Però lei non ne conosceva il contenuto. No. Ho capito. Lui mi disse: fidati di me, così vai a Miss Italia. E io. Lei è stata poi selezionata per Miss Italia? No, non andiamo avanti. Senta, torniamo un attimino alle motivazioni. Innanzitutto, dopo quella sera lei Fede l'ha più visto? No. Lei l'onorevole Berlusconi l'ha più visto e sentito? No. L'onorevole Berlusconi l'ha mai chiamata? No. No. Senta, torniamo un attimino alla
ragione per cui fate questa memoria e depositate nell'aprile 2011, anzi il 4, in procura. Lei ha detto che Salemi non vi ha istigato, non vi ha spinto. No, non c'è, no. Lei sa se Lele Mora sapeva che voi aveste depositato questa memoria? No, io non ho, cioè non conosco Lele Mora, non ho contatti, ho il numero perché quando ero Miss Italia mi disse tipo Daniele che voleva consolarmi perché non ero passata, però io l'ho visto solo a una selezione. Le memoria con Daniele Salemi, però non ho avuto modo di conoscerlo, non l'ho sentito perché quel giorno lì non gli avevo nemmeno risposto, non volevo sentire nessuno, non mi interessava più di niente, sinceramente. Lei, la sera in cui si recò ad Arcore, ricevette dei soldi dall'onorevole Berlusconi? No. No. Da Emilio Fede ricevette dei soldi? Lei ha avuto modo di parlare quella sera con qualcuna delle partecipanti a questo evento, a questa serata, oltre ad Ambra, qualcuna delle ragazze che erano lì presenti? Lisa, solo perché abita tipo vicino a me. Lisa, quella di cui ha descritto l'orientamento sessuale. Sì, e infatti mi chiese il numero e stupidamente glielo ho detto così. Perché parli più forte. Mi ha chiesto il numero e lei stupidamente cosa ha fatto? L'ho dato subito così perché mi aveva detto se vuoi andare a ballare qualche sera. E io, infatti poi Ambro mi aveva detto sei stupida così, non ti danno i numeri. Infatti ho fatto la mia gara. Senta, ma le parlò Lisa delle serate, se c'era stata già altre volte, se ci tornava abitualmente, le disse qualcosa? No, sinceramente. Parlavano più, le ragazze parlavano con Ambra perché erano più, cioè, che era più bella, non lo so, io ero un po' messa lì, perché non parlavo con nessuno, cioè sono timida e non ero messa lì nell'angolo, cioè Ambra un po' più socievole, io no. Senta, lei dice di avere notato la presenza di Nicole Minetti quella sera, che sì, poi si sarebbe denudata e ha fatto questo gesto quasi a strappo del vestito. Sì, questo vestito. Ma si era cambiata prima di... Cioè, aveva indossato... No, avevo proprio questo vestitino qua. Sì. Che aprì. Sì. Ecco, ma lei come fece a riconoscere che quella persona era Nicole Minetti? No, io non lo sapevo. E chi gliel'ha detto allora? Poi guardando la televisione... L'ho riconosciuta, ho detto io quella ragazza l'ho vista, perché no, ma io prima non sapevo chi fosse. Ho capito. Mi riservo di concludere l'esame in esito ai controesami. Prego, le difese. Quali esami? Controesami. Buongiorno. Poche cose, signorina, alcune precisazioni, soltanto, scusi che... Riprendo gli appunti. Senta, il suo nome è uscito, mi pare di aver compreso delle domande del signor procuratore sui giornali come partecipanti a queste cene. Sì, a più di una cena. Scusi, a più di una cena. Senta, e la indicazione che veniva data sui giornali di questa sua partecipazione era una indicazione in negativo? Cioè anche lei veniva assimilata a, sì, a escort, ci vuol dire che cosa? Sì, sì, tipo c'erano titoli, una delle 50 escort, Gravellona Toce, cose così. Questo le ha creato delle problematiche in famiglia, delle problematiche sociali? Sì, io ancora adesso vengo presa in giro nella mia zona, anche perché non posso fare una vita da ventenne, perché c'è tipo gente che mi ha alzato le mani, mi criticano, tipo mi chiamano escort, così come
cioè ormai io non ho più una mia tesina, una vita normale, perché appunto un paesino piccolo e vengo deriso in continuazione, ma quello che mi dispiace di più è per la mia famiglia, che comunque la, cioè, insultano anche mia madre e mio padre. Quindi è una situazione pesante per lei, difficile. Dato che la testimonia un momento di crisi di pianto, aspettiamo due minuti perché, ma senza neanche interrompere, l'avvocato Ghedini adesso le dà un fazzoletto. Scusi. No, 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 è che quando penso alla mia famiglia mi... Certo. Sì, cambiamo argomento. E, lei ha detto al suo procuratore di aver telefonato successivamente a Emilio Fede, prima della presentazione di questo esposto, di questa sua presentazione in procura. Ecco. Prima di telefonare a Emilio Fede, si è consultata, o si è consultata Ambra, vi siete consultate assieme con Daniele Salemi per decidere di chiamare Fede? No, io ho visto i giornalisti così e non volevo chiamare Daniele Salemi perché comunque avevo già capito l'elemento e allora cioè, chiedevamo cosa devo fare e provo a chiamare Emilio Fede per vedere cosa mi dice di fare. Ecco, no, mi scusi, adesso lei ha detto che aveva capito l'elemento di Daniele Salemi, cioè quindi nel senso che lei ne aveva tratto un giudizio negativo della figura di Daniele Salemi? Sì. Ecco, ci sono delle ragioni specifiche perché lei ci può riferire del perché di questo giudizio negativo anche nei confronti di Daniele Salemi? Perché comunque è partito tutto tramite Daniele Salemi. Se io sono andata... Si parli bene al microfono, si volti verso di me. Sono andata ad Alcole comunque e anche tramite Daniele Salemi. Certo, però siccome anche Emilio Fede è stato colui che vi ha portato ad Arcore, c'era una ragione per cui lei riteneva più opportuno parlare con Fede che non con Daniele Salemi? Io l'ho fatto semplicemente perché magari diceva dei giornalisti che non ci sei stata, non lo so, cose del genere, io lo facevo, basta che non mi trovavo più gente sotto casa, cose così, io volevo solo quello, cioè io non volevo sinceramente fare tutto questo, cioè a me mi interessava stare tranquilla, boh, ma poi io non ci sarei più andata e chi se ne frega, cioè quello era il senso. Senta, e successivamente a quella telefonata con Emilio Fede che le ha dato le risposte e ci ha già raccontato, quindi è inutile che ci ritorniamo. Poi lei ha avuto modo di parlare con Salemi successivamente? Sì. E quindi, nonostante lei avesse un giudizio negativo, ha poi deciso di contattarlo? E per quale ragione? No, non l'ho contattato io, l'ho contattato lui. Ah, e quindi è Salemi che l'ha contattato? Sì. Questo subito dopo la telefonata a Fede? No, dopo un po', infatti, tipo con Ambra, a casa mia. Cioè, mi piace vedere tutte le cose, tipo... O forse sono, adesso sono confusa. Ma comunque io dopo, cioè, vidi dopo un bel po'. Parlo bene al microfono. Vidi dopo un bel po' Daniele Salemi, che comunque, cioè, io e Ambra dopo ci fece fare qualche lavoretto, però pulito, tipo. Cioè, mi fece fare qualche foto, così. Diceva che voleva aiutarmi, non lo so.
Scusi, ma torniamo un attimo indietro. Lei ricorda all'incirca quando ha telefonato Emilio Fede, cioè subito dopo che sono uscite le notizie giornalistiche? Il primo giorno, proprio quando io mi sono trovato tutti i giornalisti sotto casa, verso la sera, che ero rinchiusa in casa con mia mamma, e chiamò subito il... Sì. Le ricorda il periodo? L'ha detto. È gennaio 2011, sì, mi sembra di sì. Appena sono usciti i giornali. Questo comunque è un dato documentale, il suo procuratore ha già anche ricordato la telefonata. Senta, e dopo quanto tempo lei rivede Salemi? Riesce a collocarlo settimane, mesi rispetto a questa telefonata? Non so dirle, non ricordo. Perché poi io comincio così a uscire con Ambra e delle volte c'era anche lui e poi mi disse ti faccio fare delle cose pulite, cioè lavoretti puliti, mi fece guadagnare qualche soldo, cioè sono sincera, mi fece fare qualche lavoretto tipo servizi fotografici. Servizi così. Fotografici. Quindi sì. Dopo la telefonata di Emilio Fede a un certo punto lei si rivede con Salemi insieme ad Ambra, è Ambra che le porta Salemi? No, scusi, no. È la sua amica che le combina questo incontro, cioè che è lei che organizza questi incontri? No, cioè io mi vedo con Ambra e sono di Torino, loro e c'era qualche volta anche Daniele Salemi, cioè era sempre lì in mezzo delle volte, poi non so se loro uscivano insieme, facevano... Va bene, glielo domanderemo. No, quindi scusi, tanto per concludere questa faticosa ricostruzione, lei incontrava casualmente quindi Salemi? Quando mi faceva fare qualche lavoro con Ambra. Scusi, quello dopo. Ma la prima volta che lei rivede Salemi, lo incontra per caso assieme ad Ambra? No, dopo tanto tempo che comunque io non sentivo più né Ambra né Daniele, e venivano tipo a casa mia a consigliarmi dopo tutti i giornali così di insieme a Ambra così di provare a parlare di questa storia qui. Scusi, di provare a parlare con chi? Con la procura? Sì. Adesso questo è già più chiaro. Allora, scusi, lei telefona a Emilio Fede. Emilio Fede le dà una risposta sostanzialmente scortese. Lei poi per un periodo di tempo non fa nulla. No, non faccio nulla. Dopo un po' di tempo che non abbiamo capito. Dopo i giornali. Dopo parecchio tempo. Sì. Dopo parecchio tempo viene Ambra assieme a Salemi da lei e le dice dobbiamo fare qualche cosa, andiamo in procura. Questa è la sintesi? No. Perché poi io decisi dopo con Ambra, sentendola per cellulare, Ambra, perché continuavano sti giornali a uscire, non è uscito un giorno solo, continuavano a uscire, mio padre arrivava sempre a casa con sti giornali, e poi decisi. Scusi, quindi il primo incontro con Ambra e Salemi, qual è l'oggetto del colloquio o la ragione dell'incontro? Di questa storia qui. Parlavamo di questa cosa qui. Quindi Salemi ed Ambra sono venuti da lei a parlare di questa vicenda. Sì. E qual è stata la decisione che avete assunto lì nell'immediatezza di andare subito in procura oppure? No, non l'abbiamo deciso. Io dopo con Ambra successivamente ho deciso di. Dopo che lei ha ripreso a vedere Daniele Salemi. Daniele Salemi le ha fatto fare alcuni lavori, sì. Giusto? Questi lavori sono continuati fino a quando? Ma non tanto, cioè proprio due servizi fotografici ho fatto e basta. Ecco, ricorda il periodo, mi scusi? Qualche mese dopo che è uscito tutto. Quindi siamo nei primi mesi del 2011? Sì. Come non sono passati 10 anni, così se magari riusciva a collocarli. Immagino che siano anche reperibili questi servizi, no? Non lo so. Non... Se ne sono stati pagati, immagino che. Non so se sono usciti da qualche parte. Io so che ho fatto delle foto per un catalogo così, però non so se.
si scusi, ma questi servizi fotografici, se ne sono stati remunerati, avranno avuto una qualche ragione di essere. Non lo so, mi portava da me, mi presentava questo mio amico, ti farà delle foto per un catalogo. E poi mi pagava e io poi andavo a casa, non so se è uscito sui giornali, non lo so. Ecco, lei sa, lei quindi non è stata avvisata poi da Salemi se c'è stato un utilizzo di questi servizi? Cioè, magari sono proprio foto così, mi hanno preso in giro, io non lo so. No, ma ci mancherebbe, se magari... Ecco, chi è che la pagava, il fotografo o Salemi? Salemi. Salemi, sì. Sì. Lei ricorda le cifre, dire, se crede? Tipo 300 euro, così. Senta, lei poi, dopo aver partecipato in agosto a questa selezione di, a questo concorso di Miss Piemonte, a cui è arrivata terza, giusto? Sì. Successivamente, per poter ottenere l'accesso a Miss Italia, come funziona? Perché francamente non sono edotto sul punto. Ovvero, lei ha fatto una richiesta, bisognava superare una selezione ulteriore? Sì, in teoria dopo che vince una fascia, la fascia di Miss Piemonte, quella che ha vinto Ambra, va subito nel concorso finale. Invece quella che avevo vinto io dovevo fare una selezione a Salso Maggiore, dopodiché o venivo scartata o facevo la finalissima di Miss Italia, cioè in televisione. Così. Ecco, e quindi lei la selezione a Salso Maggiore l'ha fatta? Sì. Sì, ricorda quando? Il settembre era, non so. Guarda, io con le date le cose sono veramente un disastro. Anch'io, se non avessi l'agenda, mi dichiarerei prigioniero, no? Quindi, lei quindi è comunque può collocare questa selezione a Salso Maggiore dopo la cena del 20 sì, agosto, sì, è proprio il... agosto, molto in là. No, partì il 23 per andare a Salso Maggiore col pullman. Quindi subito dopo allora? Sì, sì, io partì la mattina e partì subito, cioè, infatti in poche ore, perché ero tornata a casa tardi. Quindi praticamente, scusi, il 22 c'è stata questa cosa di Miss Piemonte, sì. Poi c'è stata questa cena e il giorno successivo, sì, la mattina, immediatamente sì. Dopo, lei è andata a Salso Maggiore e c'è stata la selezione del... 5 giorni si facevano di selezione. C'erano 5 giorni di selezione. Quando è che lei ha avuto la risposta negativa della selezione non è andata a buon fine? Cioè la si ha al termine dei 5 giorni? Sì. Ho capito. Quindi alla fine esce una classifica e ti... Sì. Durante questo periodo Daniele Salemi è stato lì con lei? Con voi? Cioè... No. Noi eravamo tipo rinchiusi in una stanza, noi ragazzi del Piemonte, così, ma... E durante quel periodo lei ha avuto contatti con Daniele Salemi? Sì, quello sì, mi chiamava sempre, mi diceva devi chiamarlo, così, e io gli dissi, non me la sento, io così, mi chiamava comunque, quindi spesso. Salemi la chiamava per consigliarla di telefonare da Emilio Pelle, sì. Che avrebbe potuto aiutarla, sì. Per la finale di Salso Maggiore. Sì. Le disse come avrebbe potuto aiutarla, cioè quindi avrebbe potuto parlare con i giudici, lei o era nella giuria, le spiegò le non ragioni, lo so, no? Io so che c'è anche Emilio Fede mi disse quella sera che aveva dei contatti, una cosa del genere, che comunque tempo fa aveva fatto parte della giuria e che se sapeva che c'ero io avrebbe accettato anche quell'anno lì, solo quello mi disse. Quindi mi scusi, fu lo stesso Emilio Fede a dirle... che lui aveva la possibilità, sì. Di incidere sulla sì, stile. Perché l'aveva fatto già con altre ragazze che già, sono entrate. Aveva raccomandato a Asa, sì. Ha potuto farlo anche con sì. Senta,
Lei, poi sempre rispondendo alla domanda del suo procuratore, ha detto che ha incontrato quella sera del 22 tale Roberta Bonasi, sì, qualificatasi durante la serata come fidanzata dello stesso Berlusconi. Sì. Ha detto anche di essere rimasta un po' stupita da questo perché Roberta era sua amica. Sì, all'inizio sì. Ho capito, sì. Ecco, ma lei Roberta da quando la conosceva? Delle selezioni di Miss Italia, già un anno prima perché facevo la mascotte io di Miss Italia, quindi già l'avevo conosciuto, poi avevo fatto subito amicizia perché è più grande di me, così mi consigliava un po'. Senta, e quindi vi eravate poi sentite con Roberta? No, però cioè, ci incontravamo solo al concorso di Miss Italia, però tipo non avevo il suo cellulare, né nulla. Sì, quindi era una conoscenza superficiale. Sì, nel concorso, così. Ecco, ma visto che lei la conosceva quella sera, lei ha avuto modo di parlarle, di scambiare qualche parola? La sera della cena? La serata del 22. Avete avuto modo di commentare l'andamento della serata, di fare quattro chiacchiere, di scambiare qualche idea? All'inizio, quando la vidi con la valigia, mi disse, ma cosa ci fai, Chiara? E gli rispose, non lo so, dobbiamo festeggiare Ambra, e lei poi prese se ne andò via. Forse anche appunto conoscendomi come persona, cioè disse, ma cioè, cosa ci fai te qui che non c'entri nulla, appunto per quello. Mentre ciò significa che lei ritiene che Roberta sia persona diversa da lei, cioè che quindi invece non stesse bene lì? A questo punto sì, quello che ho visto. Senta, lei poi ha più avuto occasione di vederla, questa Roberta? Miss Italia. La selezione. La selezione di Sesso Maggiore, sì, di pochi giorni dopo. Sì. Avete avuto modo di commentare l'andamento della serata del 22? Mi disse solo di non dire niente a nessuno, basta. Quindi le venne a parlare, le disse di, sì, di non dire niente a nessuno. Molto bene. Senta, e ebbe modo poi mai di sentirla telefonicamente? No. Anche perché, cioè, poi quando è passata lei io ero un po', cioè c'ero rimasta male, sì, e lei mi disse, dai, non prendertela così, e mi ero un po' incallata, no. Certo. Senta, possiamo tornare per un attimo quella serata per vedere i presenti. Allora io mi sono annotato quello che lei ha detto e che poi anche su contestazione del pubblico ministero le ha ricordato alla memoria ciò che lei aveva già dichiarato. E Maristelle, due gemelline, Nicole Minetti, questa Lisa cubana, questa Maria Rosaria, un signore che suonava la pianola, due ragazze nere, un signore alto e una signora cinquantenne che c'era. Sì. Sì. Senta, oltre a questi soggetti, c'era anche qualcun altro che lei ricordi? C'era personale di servizio, c'erano camerieri? Sì, sì. 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 Ricorda quanti erano? No, non ricordo, no. Non guardavo. 2, 3, 5, molti? No, sinceramente non ricordo. Avete fatto una cena seduti o in piedi? Cioè eravate serviti oppure... No, serviti. Serviti, sì. Senta, e lei ricorda com'erano vestiti Emilio Fede e Silvio Berlusconi? No, non ricordo. No. No. Durante la serata lei ha raccontato questa vicenda delle barzellette, della statuetta che passa, e poi questo era accaduto verso la fine della cena. Sì. Sì. E durante questa cena c'era sempre la presenza di questo pianista, di qualcuno che cantava? Sì, sì. 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 Cioè c'era sempre un sottofondo musicale sostanzialmente? Sì, sì. Lei ricorda se durante questa scena che ha narrato c'erano anche presenti i personale di servizio? No, non ricordo.
Senta, ma tutte le ragazze presenti hanno partecipato a questo gioco che lei ha descritto, a questo scena della statuetta? Le ragazze sì, le donne no, le donne dalla mia parte no, le ragazze sì, tranne io e Ambra. Scusi, perché c'era una divisione? Sì, alla mia destra c'è donne, non so, eleganti, dalla mia sinistra c'erano ragazze un po' svestite, con vestiti, ecco. Dico, scusi, le donne alla sua destra, quelle più eleganti, occupiamoci un attimo di loro. Lei ricorda chi fossero? C'era la signora bionda, la Maria Rosario. Sì, un'altra signora bionda con i capelli ricci, un signore, altre persone che comunque non ricordo, non posso descrivere perché proprio non guardavo io, guardavo più le ragazze, ero più attratta dalle sì, ragazze. Ma quanto è durata la cena, mi scusi? Qualche ora. Qualche ora. Lei non ha mai avuto poi il modo di chiacchierare? No, no, io non, purtroppo non parlo mai, quando sono in imbarazzo, cioè... Non ha parlato? No. Certo. Senta, ma lei ha detto anche che c'erano stati queste ragazze, avevano non soltanto simulato un atto sessuale su questa statuetta, ma poi si sarebbero anche recate dall'onorevole Berlusconi e da Emilio Fede. Tutte queste ragazze hanno tenuto questo comportamento? Di più Roberta, Lisa, mi ricordo che erano più... Scusi. E poi sì, anche le altre ragazze, ma quelle un po' più... che lo baciavano, che si faceva un baciare, che lo toccavano in modo scherzoso, erano più quelle ragazze. Scusi, quale stanza della casa era allestita questa cena? C'era una camera da pranzo, un salone? Sì, un salone con questo tavolo grandissimo. Sì. Quanto eravate? 15, 20, 10? Di preciso non lo so di... Ma come eravate disposti, mi scusi? Lei era seduta davanti, vicino, a fianco? Davanti al Silvio Berlusconi e vicino a me avevo Emilio Fede, una signora e non so chi fosse. Un tavolo grande, largo, stretto? Sì, no, là, cioè... molto largo. Non è come quello di casa mia, cioè non è piccolino. Sì, è un tavolo molto largo. Sì. Okay. Senta, quindi lei aveva proprio al suo fianco Emilio Fede? Sì, a mia sinistra. Mentre Silvio Berlusconi era di fronte a lei? Sì, di fronte. Senta, lei poi ha detto che siete scesi in un altro locale, giusto? Sì. Lei aveva il numero di Daniele Salemi? Sì. Sì. E non l'avete chiamato per andarvene? Avete ritenuto di dover rimanere lì? Non lo so perché sono rimasta lì. Non ho idea, forse anche, non lo so, la curiosità, non lo so, io non... Cioè, io alla fine non so cosa doveva succedere, cioè, io, alla fine anche un po' la curiosità di vedere dove si spingevano oltre a già quello della cena, non lo so. E poi io mi bavavo tanto su Ambra, cioè io... Certo, ecco, ma con Ambra valutaste mai l'ipotesi di andarvene? Ne parlaste? No, cioè non... No. Solo dopo, quando... vedi poi tutto lo spogliarello. In quella fase non ne avete parlato. Siete andate in questo locale che come struttura è un locale diverso rispetto alla camera da pranzo. Sì, è come tipo una piccola discoteca. Senta, lei mi ha detto, poi sempre domanda del signor procuratore, che
Alcune ragazze durante questi balli vi si sono avvicinate. Ma voi eravate in piedi, sedute, stavate ballando? Stavamo arrivando dopo che abbiamo fatto il giro. Così, quando poi lei, ero già passato a un altro momento, mi scusi, probabilmente sono stato impreciso io. A un certo punto voi eravate giù per locale, le ragazze, secondo quello che lei ha narrato, hanno cominciato a ballare, a fare una sorta di spettacolo. Sì. E alcune di queste hanno cercato di coinvolgere dei Edandra, sì, corretta la mia ricostruzione? Benissimo. Voi dove eravate? Eravate sedute? Eravate anche voi a ballare? Stavate a chiacchierare con qualcuno? Da sole? All'inizio eravamo in piedi perché Ambro parlava con una signora bionda per il concorso che gli disse sei bellissima, degli occhi stupendi, fece tipo dei complimenti. Sì, la bionda che era la Maria Rosaria? No, no, un'altra. Che non sappiamo chi. No, non l'ho mai vista. E a questo punto che succede? Voi siete in piedi, vi siete sedute, siete vicino a qualcuno? Adesso non ricordo se ci siamo sedute subito, cioè già le ragazze ballavano comunque. Cioè quando arrivate voi stavano già ballando? Sì, sì, erano già vestite. Sì, e Emilio Fede e Silvio Berlusconi stavano ballando anche loro o erano seduti? Erano all'inizio seduti. Poi ballavano? Ballavano, cioè no, si sono alzati queste ragazze, cioè ballare è un'altra cosa. Ballare è un'altra cosa, beh, quindi erano in piedi, diciamo. Sì. A un certo punto erano in piedi, benissimo. Mentre voi eravate sedute? All'inizio no, eravamo in piedi, poi ci siamo sedute. Ecco, ma questi avvicinamenti con anche toccamenti, con anche inviti anche voi a togliervi la giacca? Mi pare, non è successo subito. È successo dopo? Sì. Quando eravate seduta? Non ricordo se eravamo in piedi o se eravamo sedute. E eravate vicine o lontane a Emilio Fede e a Silvio Berlusconi in quel momento? Cioè, vicino, non era una stanza enorme. Non era una stanza grande? No, non era. No. No, non era come quella di sopra, era. Era più piccola? Sì. Sì. Si ricorda come era arredata? Mi ricordo che c'è tipo un DJ e poi tipo delle specie di divanetti bianchi e dove. Io avevo il DJ alla mia destra e davanti vedevo gli ospiti della tavola, quelli che ero sempre alla mia destra quando cenavamo. E poi c'erano tipo queste due poltrone bianche dove si sedevano il miglior Fede e Silvio Berlusconi. E poi le ragazze, c'era sto palo così, e le ragazze ballavano davanti. Senta, e c'era anche lì un DJ, c'era un servizio di... Sì, c'era... C'erano camerieri, c'era qualcuno? No, camerieri no. C'era il DJ però? Sì. C'era un barman? No. C'era un angolo bar che lei ricordi? No. No. Io no. Io avevo la mia camomilla e poi... Era la sua camomilla? Sì. No, ma a parte la camomilla, c'era un bar dove uno poteva prendere qualcosa? No. C'erano anche dei locali servizi, lì c'erano dei bagni, lei ha avuto modo di utilizzarli? No. No, mai. C'era un locale teatro lì a fianco, lì vicino, lei ha avuto modo di osservarlo? No. No. No, benissimo. Senta, chi di queste ragazze ha tenuto questo atteggiamento nei confronti suoi, nei confronti di Ambra, qui poi chiederemo, intanto nei confronti suoi, e di invitarvi anche voi a questo tipo di intrattenimento? A me personalmente le due gemelline e la Lisa. Le due gemelline, quelle di Napoli, come sì, ha detto il procuratore. E questa Lisa, non le altre? No. Solo queste tre, quindi? Sì, a me. Sì, sì, no, beh, quello che si ricorda ovviamente, ci mancherebbe. Senta, e lei ricorda a che ora finisce questa serata?
circa. Tardi, ma adesso non mi ricordo. Niente. No, certo, ma lei ha detto che la cena è durata qualche ora. Voi siete entrati alle 23, cioè, da quello che abbiamo capito dalla contestazione. E in questa sala quanto vi siete fermati? Non tantissimo. Non molto. Non tantissimo, anche perché poi non so se poi continuava. Vabbè, questo è un altro problema, chiederemo ad altri. So. Lei non riesce proprio a ricordare l'orario in cui è uscita? No, io non ho Bene. Queste cose. Lei poi torna a casa a Torino? No, io sono di Gravellona. Sì, Gravellona, sì, mi scusi, mi ho sbagliato. Lei torna a casa, dove? A Gravellona Toce? Sì, sì. A Gravellona Toce. E la riaccompagna chi? Daniele Salemi? Sì, Daniele. Mentre Ambra dove va? Non lo so, penso a casa. No, mi scusi, la domanda è perché pensavo foste in macchina insieme. Sì, ma mi accompagna insieme a Daniele. Quindi? A Gravellona Toce. Ho capito. Quindi andate insieme, voi siete solo voi tre? Sì, sì. Senta, e lei ricorda quando arrivate a casa sua circa come orario? Non mi ricordo, era tardi, perché era tardi, anche perché, cioè, mi ricordo che mia mamma gli disse: mamma, sono arrivata così, però non ricordo. Era tardi significa, ecco, lei ricorda quanto tempo c'è stata da Arcore a Gravellona Toce circa? Mezz'ora, un'ora, due ore, io non conosco il tempo di percorrere. Non lo so, anche perché ci eravamo anche fermati, quindi non so dire un orario preciso. Siete fermati dove? Tipo in autogrill. Ah, in autogrill, ho capito. Va bene, senta, e con Daniele Salemi lei ha commentato in quel momento la serata? No, no. Non gli ha raccontato nulla? No, no. No, no. Neanche Ambra. No. No. Non ci siamo messi a parlare proprio. Ma e lui non vi ha chiesto com'era andata, se avete avuto qualche rassicurazione su quello che a lei stava così a cuore, cioè sulla raccomandazione che avrebbe dovuto fare Emilio Fede? No, non mi ricordo. Non avete parlato? No. Mi disse solo di dargli il cellulare per i messaggi e basta. Poi io rimasi zitta tutto il viaggio, poi mi addormentai un pochino perché ero stanca, ma non... Scusi, le diede una ragione Salemi del perché scriveva lui un messaggio e invece non la invitava lei stessa a scrivere un messaggio? Non lo so, forse perché anche lui aveva capito che non ero adatta, cioè non ero quella ragazza che magari... lui pensava che io fossi, non lo so. No, nel senso che Salemi pensava che lei non fosse adatta a scrivere un messaggio? No, magari a, non lo so, a frequentare il mio pene, penso per quello. Sì, ma scusi, Daniele Salemi sta guidando. Sì. E a un certo punto le chiede il telefono. Sì. Sì. E le dice che vuol mandare un messaggio a Emilio Fede, sì. Lo dice espressamente. Sì. E lei non gli domanda che messaggio ha intenzione di mandare? Sì, sì, lui mi rispose, fidati di me così vai a Miss Italia. Tu vai a Miss Italia? Sì. E lei non gli chiede neppure di sapere circa qual è il contenuto del messaggio? No. Benissimo, e questo è il primo messaggio. Poi a un certo punto le richiede di nuovo il telefono? No, ha tenuto lui. L'ha tenuto il cellulare. Ah, se l'ha tenuto lui? Sì, l'ha tenuto lui. E quindi a un certo punto lui manda un nuovo messaggio, ma l'avvisa? No. No. Io non... Lei non sa nulla. No, io non so se ci ha messaggiato. E lui continua a mandare un altro messaggio a sua insaputa? Sì, non so se ne ha mandato più di uno, cioè... Beh, gliel'ha ricordato il suo procuratore, quindi... E appunto lei ha detto di non averli mai mandati lei sostanzialmente. No. Ok. Va bene. Scusi, tornando un attimo all'inizio della serata, ma è Emilio Fede che dice a Salemi di andarsene? Sì. Sì. Quando siamo arrivati si sono parlati.
Ma scusi, si sono parlati, lei era presente, gli dice vai via e lei ascolta queste indicazioni? No, non ha sentito vai via o cose. Oppure è Fede che le dice l'ho mandato via, oppure è Salemi che poi nei mesi successivi le dice che la sera mi ha mandato via Fede? Allora, io, la scena è stata questa, siamo entrati e ho visto che Emilio Fede si è avvicinato a Salemi e poi Salemi se n'è andato. Poi Emilio Fede non mi disse nulla, l'ho mandato via o cose del genere, cioè non... Ecco, ma dopo, quando vi siete riparlati con Salemi, visto che vi siete visti in varie occasioni successivamente, e Salemi ha avuto modo di dirle del perché se n'era andato quella sera? No. No. Cioè io non sapevo nemmeno cosa si dicevano quando si chiamavano, cose come no, io. Come lei ci ha detto di aver poi parlato con Salemi di questa vicenda? No, non mi ha detto. Di questo non ne avete parlato. No. Cioè. Senta, e Daniele Salemi dopo le ha anche consigliato di presentarsi in procura, quali sono state le indicazioni che le ha dato Salemi, oppure è stata una cosa meditata solamente fra lei e Ambra? No, quando è venuto quella sera a casa mia mi disse come stai, come non stai, guarda se stai proprio male prova con Ambra a raccontare la vicenda così, sempre se te la senti e io gli dissi no, guarda non voglio fare nulla di tutto ciò, aspetto, infatti poi ho aspettato fin quando comunque uscivo di casa e mi insultavano così o non potevo, non so, andare a ballare con le mie amiche, che ero sempre quella che mi spingevano così, allora poi tornavo a casa, piangevo, mia mamma Chiara non puoi, mi disse tipo Chiara non puoi andare avanti così, cioè di quello che hai visto e boom, cioè fatti coraggio e boom, perché io avevo un po' paura tipo a raccontare tutte queste cose. E quindi la decisione alla fine di andare a raccontare questi fatti è stata dovuta dall'insopportabilità della situazione, sì, che le si era creata attorno. Sì. Senta, lei ha detto che il signor procuratore di aver avuto un contatto con le mora, se è corretto? Mi aveva chiamato quando l'ultima fase del concorso, perché Daniele mi disse tipo le ha chiamato non so chi per farti andare in Miss Italia così, e poi io non passai, passò Roberta e poi vidi tipo sul cellulare sto numero, mi chiamò tipo Daniele, mi disse rispondi che le io gli dissi no, guarda non mi interessa più niente, non voglio più fare niente, cioè andate tutti, ecco. Ho capito. Senta, quindi al posto suo fu selezionata Roberta Bonasi? Sì. Ho capito. Senta, ma lei non ha parlato poi con Lele Mora quel giorno? Quindi? No, io poi ho cancellato il nome, ho cancellato tutto e non mi interessa più. Quindi non c'è parlato? No. Senta, lei quando parlò con Ambra successivamente, ebbe modo di sapere che lei mi aveva mantenuto i contatti telefonici con Emilio Fede? No. Non glielo disse? No. E questo non glielo disse neppure successivamente all'uscita dei giornali? Cioè Ambra non le diede questa indicazione? No, me lo dissero loro. Me lo disse la procura? Sì. Certo. Io però non ho un'altra domanda, Presidente, grazie. Buongiorno, sono l'avvocato Piero Longo, sono consigliere Berlusconi. Quando è che lei narra a Daniele Salemi ciò che l'aveva visto in quella serata e del suo disagio? Lei ha detto quando siamo partiti era tardi, non ne ho parlato. Evidentemente c'è stato un momento in cui ha parlato con Daniele Salemi raccontandogli quello che aveva visto e quello che lei aveva in qualche maniera patito.
Si ricorda quando? No, io di quella serata lì parlavo solo con Ambra, cioè successivamente però di Daniele non... No, mi scusi, lei ha detto ripetutamente che poi avete parlato anche con Daniele Saremi dell'opportunità o meno di fare una segnalazione. Ma sapeva già tutto Daniele. Prego? Sapeva già tutto Daniele. Io non... Ecco, da chi aveva saputo tutto Daniele? Non da lei, lei non aveva mai detto a Daniele Saremi, guarda che quella sera ho visto questo. No, non l'avevo raccontato. Non l'aveva mai detto? No, non l'ho raccontato tutta la... Io quella cosa non l'ho raccontata a nessuno, nemmeno ai miei genitori all'inizio, l'ho tenuta per me perché mi vergognavo, ne ho parlato a Miss Italia con Ambra e basta. Poi lui sapeva già tutto, quando è venuta sì, casa mia. Se ne interrompo, mi chiedo scusa. Poteva sapere tutto, ma non poteva sapere di quello che aveva provato lei, del suo disagio, dell'essere scioccata? Ma secondo me aveva capito che... Che tipo di ragazza fosse, quindi sapeva già, cioè quando era venuto da me, cioè era dispiaciuto quasi. Ma nemmeno in quell'occasione lei ha detto a Daniele Saremi, guarda che io mi sono sentita veramente a disagio. Però non gli raccontai la serata in sé. No. Raccontare di se stessa. Sì, no. Sì. Quindi non, lei dice lui sapeva già tutto, io di me gli ho detto poco, sì. Le mie sensazioni. Sì. Mi scusi, lei com'era vestita quella sera della cena? Se lo ricorda? Adesso non mi ricordo. Andiamo, lei parte dalla selezione della Godort, vero? Non si ricorda se si è cambiata prima oppure se è cambiata in macchina, se è passata per casa? No, non ero passata perché come si fanno le selezioni si ha un borsone, certo. Quindi non mi ricordo però di preciso. Come... Allora vediamo, aveva i pantaloni o la gonna? Che di solito le signore ricordano questi particolari che sono... Mi sembra un vestito, però non mi ricordo né preciso. Lei ha parlato di una giacca prima, aveva parlato di una giacca. No, la giacca era l'esempio, tipo... La giacca può andare sia su un tailleur, sia su un vestito, sia su dei pantaloni. Sì, non mi ero vestita bene, perché comunque non sapevo che dovevo andare a festeggiare la... Lei ha detto che Fede le toccava la coscia, la parte anteriore, ricorderà se le toccava sulle parti nude e sulla parte vestita? Così può ricordare se aveva i pantaloni, per esempio? O se no, mi sembra che aveva un vestito sotto il ginocchio. Sotto il ginocchio, sì. Vestito sotto il ginocchio. Lei non ricorda altro. Ricorda se la sua amica, come era vestita la sua amica? Non mi ricordo com'è. Beh, sa, ricorda con precisione molte cose di quella sera, è possibile dimenticarne altre, ma dimenticare come si era vestiti, anche per lo shock che lei ne ha subito e come era vestita la sua amica, forse se può ricordare, può fare uno sforzo, no? Ambra, Aveva, si ricorda se aveva i tacchi alti, bassi? Sì, i tacchi ce l'avevamo. Alti? Sì. Ma non ci aiuta perché i tacchi alti si troppano, le chiedo, sia con i pantaloni sia con il vestito ormai. Non mi sembra che avessi i pantaloni in ombra. Nemmeno lei? No, mi sembra che avevo un vestito, però non mi ricordo di preciso distante. Come, quale. Lei, rispondendo prima, signorina, a una domanda del signor Procuratore della Repubblica, ha detto, se ho segnato bene, ma credo di sì, che poi questi messaggi che sarebbero stati mandati, lei ha detto, da Saremi, non li ha visti perché, la prima risposta che ha dato è perché il suo telefono non conservava. In che senso il suo telefono non conservava? Che telefono aveva al suo tempo? Il Nokia. Che il Nokia non conservava i messaggi? No,
non avevo messo. Veda, perché poi invece lei ha detto che i messaggi sono stati cancellati e ha detto che sono stati cancellati da Salemi, evidentemente. Non... c'è questa piccola differenza. Non mi ricordo se quando le inviavi, perché ho avuto dei problemi con quel cellulare, e infatti adesso io ho tutto segnato della serata, avevo scritto tutto e non... Quindi quei messaggi lei non li ha mai visti poi, prima che glieli mostrasse la Procura della Repubblica? Quelli inviati no, quelli ricevuti sì. Ah, quelli ricevuti sì? No, successivamente sì. Lei ha... c'è un messaggio che è l'ultimo, lì è stato già ricordato, inviato alle 3:38 dal suo cellulare ad Emilio Fede. Ci sentiamo domani, puntini, 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 baci. Lei ha detto che l'ha mandato anche questo a sua insaputa Davide Salemi? Sì. Allora, Daniele Salemi, si scusi. Le ricordo che quando è stata sentita lei ha dato questa risposta, è una ricordo alla memoria ma anche una costituzione. Non ricordo di aver mandato questo messaggio che presumo possa aver mandato sempre Daniele Salemi. E qui sembra fare una distinzione tra le prime messaggi che lei dice e quest'ultimo, dove non è così certa che l'abbia mandato Salemi. No, io sono sicura che tutti quei messaggi l'ha mandato Daniele. Questo. Allora lei, quando ha detto non ricordo di aver mandato questo messaggio, voleva dire certamente non ho mandato questo messaggio. Sì, vabbè, si è capito che non sono capace di parlare. No, per la verità si capisce che lei è capace di parlare, qui c'è un verbale dove lei parla un italiano assolutamente corretto, come oggi, va bene? Sì. Va bene. Lei poi dice, in seguito Daniele Salemi mi ha fatto capire che i messaggi che aveva mandato ad Emilio a Fede quella notte servivano ad assicurarmi la selezione positiva a Miss Italia. In seguito, mentre oggi lei ha detto che gli ha chiesto il suo cellulare perché doveva fare qualche cosa in quest'ordine di idee. A suo tempo disse invece alla procura che in seguito, allora vogliamo sapere se, gli ha detto dammi il telefono tuo per fargli i messaggi e soltanto dopo, allora vorremmo sapere quando, gli ha detto che avrebbe mandato questi messaggi per raccomandarla ad Emilio Fede. Mi ricordo adesso se è avuto prima o dopo questa segnalazione che ha fatto Daniele Salemi. Lui prima di mandare il messaggio mi disse fidati di me che ti raccomando per Miss Italia. Sì, ma qui lei ha dichiarato in seguito Daniele Salemi mi ha fatto capire che i messaggi che aveva mandato ad Emilio Fede quella notte servivano ad assicurarmi la selezione positiva a Miss Italia. Va bene, non importa, sì. Rimane questo piccolo. Senta però. No, ma lasci spiegare un momento, scusi, sì, avvocato. Certo, adesso scusi. Che ha fatto una contestazione. Ha capito la differenza? Sì. Cioè quella notte le disse, dammi il telefono che ti devo garantire la raccomandazione a Miss Italia. Seppi in quel momento che la raccomandazione era perché ne avrebbe parlato con Fede o lo seppi in seguito che ne avrebbe parlato con Fede? Che ne aveva parlato con Fede mandando quei messaggi? Ma io? Cioè sì. Io? Quella notte cosa le disse? Daniele? Sì. Niente, solo dei messaggi e... Dammi il cellulare perché... Perché ti raccomando per Miss Italia. Ma questa raccomandazione ti raccomando per Miss Italia aveva aggiunto che l'avrebbe raccomandata con Fede o è una cosa così generica, ti raccomando in generale, senza dirle né precisare?
No, penso che dopo me l'abbia detto che l'avrebbe inviato a Emilio Fede. Dopo gliel'ha detto? Sì. Quando gliel'ha detto? Dopo che li ha scritti. Ma quella notte o in un altro momento? No, quella notte, perché poi già il giorno successivo mi diceva devi chiamarlo, ascolta me, fidati di me, se no non vai, tu ci tieni a Miss Italia, se no non ci vai, tutte quelle cose lì. Prego, avvocato. Grazie. Mi scusi, aveva già dato il suo cellulare a Salemi perché mandasse dei messaggi in nome per conto suo, ma era la prima volta che le chiedeva il cellulare? No, era la prima volta. Era la prima volta. E lei non è rimasta stupita dal fatto che, non essendo usuale, le chiedesse in piena notte dammi il tuo cellulare? Guardi, io quella sera ero stanca, ero sfinita, ero scioccata e volevo solo che... Cioè io volevo andare a Miss Italia, cioè fine, e quello era il mio obiettivo, se Daniele poteva aiutarmi. Quando quella sera, sempre in macchina, c'è stato questo scambio di messaggi, Salemi le dice, guarda che mi ha risposto e mi ha detto così, mi ha mandato questo messaggio, no, io ero dietro in macchina e lui era davanti col mio cellulare e vedevo che scriveva, però non... E quindi lei, in quella sera e nemmeno più tardi, ha saputo che cosa aveva, che messaggi aveva mandato, né saputo a chi li aveva mandati, né le risposte eventuali che erano state date? No, le risposte no. A chi l'avevi inviato, sì. E il contenuto? No, il contenuto. Non era neanche curiosa di sapere se gli aveva risposto in qualche maniera, non gliel'ha chiesto. No, a me non mi interessava tanto non ero, cioè, io volevo solo andare a Miss Italia. Allora, come si scopre il contenuto di questi messaggi mandati e ricevuti solo quando va alla Procura della Repubblica di... Allora, quelli mandati, quando lo scopre il contenuto? Era un controesame, io perciò ricordo questo. Sì, ma visto che l'abbiamo chiesto 10 volte, sì, ma non abbiamo bisogna anche, visto le risposte già date, è meglio distinguere la domanda tra quelli mandati e quelli ricevuti. Io adesso non mi ricordo se ce l'ho nel cellulare e l'ho letti, non mi ricordo quel passaggio lì, se l'ho letti io nel mio cellulare, perché avevo quel problema del cellulare che non, quelli inviati non c'erano. Ah no, forse sì c'erano, perché poi io ho salvato il numero, sì forse nel mio cellulare c'erano i messaggi. Quando ha conosciuto... E quelli ricevuti, completiamo la risposta, sì. E quelli ricevuti, quelli mandati, poi ha detto che se li ha ritrovati. Ma quelli ricevuti sì, perché quindi forse ho salvato appunto il numero. Allora, si è ritrovata quelli ricevuti e quelli mandati quando ne è venuta a conoscenza del contenuto? Quando sono venuta a Milano. Quando è venuta a Milano? Sì. Inteso che ha parlato con la procura? Sì. Ma quelli ricevuti, per cui lei dice salvo il numero, sapeva che chi erano? Sì, me l'aveva detto dopo, quando l'avevo inviati. Ah, ma lei trova un messaggio così concepito, pensavo di averti annoiato, Daniele, un buon amico e un buon consigliere, e lei capisce che è di Emilio Fede, perché salva il numero. No, me l'ha detto dopo Daniele Salemi. Ecco, ma quando è venuta a conoscenza dei quella sera lì, quando dopo ha strusato con il mio cellulare, mi ha detto, guarda, sei a posto, va a Miss Italia, è buono. Cioè, allora lei ha letto i messaggi ricevuti quella sera stessa, quella mattina, la mattina del 23. Non mi ricordo se ho guardato subito il cellulare o l'ho guardato a casa, non mi ricordo. Immediatamente dopo, poche ore dopo, di essere uscita da Arcole, entro 12 ore insomma. Sì, credo sì.
scusi, per un paio di domande solo. È Salemi che consiglia i nomi degli avvocati, forse, o li avete trovati autonomamente? Ecco, io con Ambra. Cioè, lei? Mi ha consigliato Ambra. Mi ha consigliato sì, Ambra, quindi... perché io se no non sapevo come... Lei è rimasta anche dispiaciuta dal fatto che il presidente Berlusconi non abbia sia fatto sentire con voi due dopo che era stata... Sì, mi ero un po' offesa perché guardavo tipo i telegiornali, i giornali così, e diceva tipo mi dispiace per le ragazze, così, e io... Cioè, ma perché sono... è rimasta... Sì. Ma la lasci spiegare perché non abbiamo capito in quale momento ci collochiamo, scusi, avvocato, consenta anche al tribunale di capire perché tipo, di quando guarda, stiamo parlando adesso. Guardavo tipo i telegiornali, i giornali così, e mi ricordo che dissi tipo mi dispiace per le ragazze che sono venute. Quando erano già usciti sul giornale gli articoli di stampa, sì, sta sì, dicendo. Sì. E cos'è che le dispiace? E gli diceva che gli dispiaceva per le ragazze che sono state offese così. E lei ci è rimasta male di che cosa? Non abbiamo capito. E vedendo dei giornali, lui aveva ancora contatti con alcune ragazze e invece a me Ambra, cioè, non ci ha chiamato per dire mi dispiace che siete finiti. Non avete avuto contatto diretto del presidente Berlusconi perché dirgli che vi... Che gli dicesse che gli dispiaceva? Sì. Senta, lei si è costituita parte civile nel processo a carico di Fede Mora e Minetti nel processo parallelo? Prego. Sì. Può rispondere a voce alta? Sì. Scusi. Sì. Grazie. No, ho capito la domanda. No? Se sei costituita... Certo. Vuole contro... Sì, volevo fare poche domande di chiusura. Allora, lei non ricorda se il suo cellulare avesse la funzione di mantenimento in memoria dei messaggi, sì. È così? Perché nel verbale, lo dico per chiarezza perché l'avevo contestato prima, signora del Tribunale, nel verbale dell'11.4, lei rispondendo a una domanda precisa sul punto dice presumo che lo stesso Daniele Salemi abbia cancellato i messaggi che lei mi ha letto, in quanto non sono nella mia memoria. Quindi lei aveva sviluppato la presunzione che Salemi avesse potuto cancellare i messaggi sì, mandati. Perché poi ho avuto questo problema con sto cellulare che non quelli inviati, sì, inviati non rimanevano più, quindi non mi ricordo se già allora è quello il problema. Quindi lei non sa se è un discorso di cellulare o se era stato Salemi a cancellarli eventualmente. Ascolti, colgo il filo delle difese nel porre le domande in controesame e lo sviluppo. E le domando questo, mi permetta, il contenuto della memoria depositata il 4 aprile 2011 in procura, cioè proprio il contenuto, chi l'ha scritta quella memoria? Chi era presente in quel momento? Ambra. Lei è Ambra o solo sì, Ambra? Io è Ambra. Lei è Ambra. Però voglio precisare, Ambra è più precisa, si ricorda molto più cose rispetto a me. Ma quel contenuto corrisponde al resoconto dei fatti per come sono avvenuti quella sera? Sì, quello sì, però... Quindi Salemi non ha dato nessun consiglio sul contenuto, perché non c'era? No. Lei sa se Salemi le ha detto mai di avere riferito a Lele Mora che voi avevate partecipato a una serata a casa di Berlusconi? No, non lo so. No? No, non lo so. Non lo sa, avvocato, scusi, non avevo capito. Non lo sa. Benissimo. Benissimo. Basta, non ho altre domande. Grazie. Grazie. Grazie, può andare.